Bentornati e bentornati alla... No, non fare così anche te. Allora, ci siamo? Bentornate e bentornati sul canale della Lin, io sono Francesco e questa sera abbiamo un ospite d'eccezione. Benvenuta Giorgia. Grazie Francesco. Come stai? Tutto bene? Sì, sì. Sei contenta di essere qua? Sì. Ottimo, siamo molto contenti anche noi di averti al tavolo questa sera. Bene, nel gameplay di stasera vediamo Get On Board Parigi e Roma, un gioco per 1-5 giocatori dagli 8 anni in su e una durata media di mezz'ora, 30 minuti a partita. Giorgia ha 6 anni in prima elementare, forse un attimino è un gioco un po' fuori dalla sua portata per un paio d'anni, perché all'interno della partita ci sono dei calcoli da fare, ma vedremo insomma se troverà delle difficoltà e ne parleremo poi a fine partita. Bene, il nostro obiettivo è quello di creare una rete di metropolitana, ognuno ha la sua linea, in modo da raccogliere i vari personaggi che troviamo in tutte le singole stazioni, in tutte le singole fermate, e portarli a visitare, non so, i musei, a portarli al ristorante. Ogni personaggio ha un suo specifico modo di realizzare dei punti, ma li vedremo man mano che li raggiungeremo durante la partita. Che dire, allora iniziamo a preparare la partita e poi ne spieghiamo man mano che giochiamo. Abbiamo già inserito il tabellone dal lato 1-3 giocatori, quindi Roma, giusto? Perché dall'altra parte c'è... Che città c'è? Parigi. Non me lo ricordo. Parigi. C'è Parigi? Sei stata a Parigi? Ti ricordi? La Tour Eiffel? Non ti ricordi? Eri un po' piccolina. Va bene. E dall'altra parte c'è Parigi, che è la plancia per 4 e? 5. Giocatori. Bravissima. Va bene. Allora, plancia pronta. Diamo una plancia di personale su cui segneremo tutti i vari personaggi che raccoglieremo durante il piazzamento della nostra linea. Che colore vuoi, Giorgia? Rosso! Rosso, bene. Stasera sei rossa. Un rosso un po' sbiadito, devo dire. Quasi rosa. Però io invece... Forse è un rosa. È un rosa. Io mi sento giallo invece. Giallo come il sole. Giallo come il sole. E rosso come? Rosa come? Non lo so. Va bene, rosa come l'amore. Rosso come l'amore. Ma rosso come arrabbiato. Rosso arrabbiato. Ah, come rabbia, è vero, sì, hai ragione. Ti do anche una matita con cui potrai segnare tutte le cose sulla tua bella plancia. Allora, diamo anche il token primo giocatore a Giorgia. Ok, adesso diamo a Giorgia una carta obiettivo personale e una la scelgo io. Indica 3 stazioni che, se raggiunte durante la partita dal titolare, daranno dei punti incrementali. A una stazione raggiunta ricevi 2 punti. Alla seconda? 5 punti. E alla terza? 10 punti. Perfetto, ok. Poi, seconda cosa, dobbiamo preparare allora le carte per la stazione di partenza. Ok, si prendono per Roma da 1 a 6. I ticket da 1 a 6, adesso Giorgia ne sceglierà 2, perfetto, io sceglierò gli altri 2 e valuteremo una stazione di partenza. Io ho GBM come stazioni preferite, ho la stazione 4 e 3 come quella di partenza, sceglierò la 4. E io invece ho la J. Sì, questa è una J, che è questa. Hai la L, J, L e D. Ok. J, L, D. E tu da dove puoi partire? Dalla 1 o dalla 5? Vediamo. Guarda, tu puoi partire da qua. E una tua preferita qual è? Questa? Ok. Da dove vuoi partire? Fammi capire, da... 5. Ok, perfetto. Allora, Giorgia parte da 5, io parto da 4. Piazziamo le nostre stazioni di partenza. Riprendo tutti questi ticket perché vanno mescolati tutti insieme. Questi formeranno i vari round. Sono 12 round in cui gireremo ogni volta un ticket che ci indicherà quale
percorso dovremo inserire sulla plancia durante questo round. Ogni giocatore ha una plancia che indica dei percorsi differenti e girando questo ticket con il numero individuiamo quale di questi percorsi dovremo piazzare sulla plancia di gioco. Bene, direi che siamo quasi pronti, ci mancano solo gli obiettivi comuni. Chiudi gli occhi. Ecco, scegli questi due carte, vai, perfetto. Questi sono gli obiettivi comuni e abbiamo... Oh. Allora, abbiamo tre monumenti, tre palazzi e cinque amanti. Nel momento in cui raggiungeremo durante la nostra partita la visita di tre monumenti, tre palazzi oppure cinque personaggi lungo cinque amanti, che siano a sfondo chiaro o a sfondo scuro indifferente, uno e due, quando ne raggiungeremo 5 avremo 10 punti qua e 10 punti di qua. Insomma, sono cose molto semplici. Abbiamo già detto che ci sono i vari personaggi che dobbiamo raggiungere, raccogliere con la nostra linea e portare in giro per tutta la città, giusto? Ogni personaggio ha un metodo per totalizzare punti, li vedremo man mano che giocheremo. Ok, allora, primo round, inizi tu, giusto? Sì. Perfetto, allora giriamo. Carta numero 1. 1. Voilà, segniamo il numero 1 come ticket. Due dritti. Allora, tu devi mettere due percorsi senza... Ah no, puoi anche scegliere, guarda. O dritti o con una curva, scegli tu, come sei più comodo. Come sei più comoda? Con una curva, ecco, e devo... Penso anch'io che avresti scelto questa cosa. No. Oh. Lo pensavo anch'io. Tieni. Vai. Andiamo. Uno. E due. Perfetto. Allora, Giorgia ha piazzato due percorsi con una curva, come indicava la sua plancia di gioco. E adesso segna, allora ha raggiunto prima di tutto la L che le dà diritto a percorso, un obiettivo personale, ok, quindi segna il primo obiettivo personale. Questo è un ristorante che però al momento non innesca alcun punto perché lei su questa riga non ha nessun amante. Nel momento in cui non hai nessun amante raccolto dalla tua linea, a portarli a arrivare ad un ristorante non attiva nulla. Però qui hai trovato sia una studentessa che una nonnina che raccogli sulla tua metropolitana. Quindi segni una studentessa e una nonnina. Allora, i punti della nonnina sono molto semplici. Ogni volta che barri una nonnina ricevi i punti indicati qua a destra. Mentre... per la studentessa è leggermente differente. Allora, a fine partita dovrai moltiplicare il numero di studentesse per il numero di cinema, ok? Questa moltiplicazione ti darà il punteggio di quest'area. Allora, io barro l'1 e mi muoverò. Allora, la mia stazione preferita è una G e andrò verso di là. Ok, io incontro un amante su sfondo scuro e lo segno qua sopra. Perfetto. Ok? Andiamo. Obiettivi comuni che andrebbero controllati adesso, ma sicuramente non li abbiamo raggiunti, quindi passiamo a un nuovo turno. Io mi prendo il token primo giocatore. Ticket numero 6. Ah, sai cosa non abbiamo detto? Che il percorso preferito, il percorso più veloce è quello marrone e quindi lo dobbiamo barrare qui. Lo barriamo perché ogni volta che passeremo da questi percorsi marroni dovremo oscurare uno di questi pallini che a fine partita ci daranno dei punti aggiuntivi. Ok, questo solo per il primo ticket però. Ok, secondo ticket è il numero 6. Barro il numero 6, io devo inserire due numero 6. Ah, sì. Esatto. Allora, io posso inserire due percorsi, o dritti o con una curva. Io ho una curva, allora, con due percorsi. Mi scoccia portare già un amante al ristorante. Vabbè, io faccio questa cosa qua. Io faccio questa cosa qua, dai. Allora...
arrivo al ristorante e quindi guardo la prima riga non cancellata, contiene un amante, e lo attivo, quindi lo porto al ristorante e mi darà quanti punti? Un amante? Due. Perfetto. Quindi segno due punti, cancello gli altri amanti perché questa riga non potrà più essere usata. Sì. E proseguo. E poi incontro una nonnina che mi barro qua. Perfetto. Ok. Sì, vale. Sì. Adesso tocca a Giorgia. Adesso tocca. Sì, sei un po' obbligata, vai su. E qui. Ok, perfetto. Passo da te. Vieni verso di me, va bene, ok. Quindi segni un amante su sfondo chiaro. E poi una M. Una metro. La metro. La metro funziona in questo modo: nel momento in cui raggiungete le stazioni con la M o anche queste qua di partenza dei vari giocatori, cerchiate la metro su questi segnalini qua in alto. Questi segnalini li potete cancellare se avete bisogno di aggiungere un percorso in più a fine turno. Se invece non li usate e li lasciate integri, quanti punti valgono a fine partita? Ogni M vale 2 punti vittoria, quindi avrete l'interesse di lasciarli intatti. Oppure se vi serve aggiungere un percorso a fine round potete sfruttarne uno e aggiungerlo. Non abbiamo detto che se andiamo su questo ne possiamo... Dobbiamo mettere tutte e due. Hai ragione, tu prima ci sei arrivata e quando passate da queste stazioni che hanno due simboli li raccogliete entrambi, ovviamente. Perfetto, allora questa l'abbiamo fatta, andiamo al round successivo, giusto? Perché nessuno, obiettivi comuni non ce ne sono, nessuno ha trovato tre monumenti, tre palazzi e cinque amanti. Allora, primo token, primo giocatore sei te, numero 11? Sì. Ok. Due dritti. Perfetto. Tu due dritti. Posso fare uno o due? Allora, puoi fare così? Sì, puoi fare anche così. E porti due amanti al ristorante. Certo. Sì. Due dritti. Ok, allora. Giorgia porta... Allora, facciamo una cosa per volta. Segnati un amante su sfondo scuro. E ovviamente bisogna segnarli sempre a partire da sinistra verso destra. E poi vai al ristorante. Quindi, no, ok, ristorante. Sì. Vai al ristorante. Fai 6 punti. Fai 6 punti perché la coppia vale 6 punti. Gli altri due li cancelli perché non sono più utilizzabili. E perfetto. E poi, però, cosa devi segnare qua? Siccome hai sfruttato una linea veloce che era già creata da me, devi segnare due pallini qua in basso. Perfetto. Ok, adesso tocca a me. Io ho una curva o un pezzo dritto. Vediamo, scusami che non vedo. Faccio così, guarda, faccio così. Io vado verso una M che mi vale 2 punti se non lo uso e una nonnina che segno. Ok, va bene. Obiettivi comuni non ancora verificati, passiamo a un nuovo round, quindi giriamo una carta ticket. 2. Allora, percorso numero 2, io ho 3 dritti. Io ho 1 dritto. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Io farò questa cosa, 1, 2 e 3. Segnandomi allora un palazzo che quando arriverò a 3 mi frutterà quel bonus. Anche se non ho alcun turista al momento ancora. Poi una M che segno e una studentessa, ok? Perfetto. Tra l'altro qui c'è un percorso Bordeaux che segno qua in basso, ok? Ah, guarda, qui non ho segnato questo prima. Ah, è vero. Tac, lo segno adesso. Vai. Tocca a me. Tocca a te e devi fare cosa? 1. Ah, ok, 1. Va bene. Dove vai? Ok, vai verso di lì. Così almeno per La J, va bene. Ok. Ricordati che dopo questa è la tua seconda stazione preferita, ma la terza è questa qua, è la D.
ok? Forse ti conveniva fare così, no? Vabbè. No, no, come vuoi, tanto la partita è tua. Non ti preoccupare. Ok, segna un turista. Ma tanto è la stessa cosa. Sono tutte e due. Sì, sì, dopo devi fare, vai verso l'alto, si può fare tranquillamente. Ok, obiettivi comuni, nessuno? No. Va bene. Passiamo il primo gettone, primo giocatore. Ok, numero 3. 3. Perfetto. 3 dritti. 3 dritti. E io invece ho 3 percorsi ma 2 curve. Va bene. Ciao, possiamo fare, dai. Sì. Tocca a te per prima. Decidi dove andare. Posso andare solo di qui. Ecco, vedi? Adesso ti stai freddando. No, secondo me ti chiudi. Perché? Perché se tu arrivi fino a qua e dopo vuoi tornare indietro alla J, ricordiamo che, non l'abbiamo ancora detto, ma non possiamo mai ripassare da una stazione già incontrata, ok? Sì. Quindi Giorgia non può più passare da una stazione che ha già... Perché ti faccio così? E tu adesso dovresti mettere 3 dritti. Devi prenderti un malus. 1, 2 e 3 per andare alla J, secondo me. No? Cosa dici? Fai conto che questa ti vale 5 punti al costo e di questo solo di un malus. Due. No, uno, il primo malus ti costa 1. Secondo me ti conviene. Allora, come funziona il malus? Abbiamo la possibilità di modificare il tragitto imposto dal ticket. Quindi variare un dritto con una curva e una curva con un dritto. Basta segnare questo malus meno 1 e poi diventa incrementale e variare, appunto, aggiungere una curva. Giorgia ha fatto questa cosa, quindi hai segnato un amante, giusto? Su sfondo chiaro. Vado solo al ristorante. Vada solo al ristorante. Sì, poverino. L'amica non è arrivata e vada solo al ristorante. E che deve fare? Beh, almeno ci va. Almeno mangia qualcosa, giusto? Quindi cancelli tutto e fai 2 punti. Ok? Poi incontri una nonnina anche, giusto? Però raggiungi la J. Che hai già barrato il secondo tuo obiettivo. No, ferma. Solo 2. No, la J è il tuo obiettivo personale. No, ho barrato solo 1 perché sono andata. Ah, ok, scusami. Perfetto, l'hai fatto? Sì. Ok, quindi il percorso marrone l'hai barrato e la J, che è un tuo obiettivo personale, 5 punti. Perfetto, ok. Va bene. Allora, tocca a me il percorso numero 3 e io faccio questa cosa. Parto. Vado verso l'alto, vado verso la B e poi torno giù. Quindi, nonnina, sì. Ristorante, e vediamo se ho amanti. No, non ne ho. Poi turista, B, che è un mio... Ma che disastro, prima non ho neanche segnato la G, che era la mia... Sì, comunque la segno adesso. Quindi la G, che era un mio obiettivo primario prima, e poi la B che ho raggiunto. L'hai segnata, te l'ho detto io prima. Sì, no, non l'avevo segnata, l'ho segnata adesso. Va bene. Ok. Va bene, giriamo. Primo token a me. Numero 10, ticket numero 10. Due curve. Tu hai 2 curve, io ho 2 dritti. E 3... Va bene, io farò. Non so se riesco a fare le curve. Sì, perché no? Forse posso fare tic tic tic. Sì, giusto, va bene. Eh sì, diventa un po' complicato. Va bene, prova. Uno e due. Ok. Allora segna una M qua, poi segni un amante su sfondo scuro, ok, devi scendere di una riga perché sono tutti occupati, e poi un'altra M. Due metri nello stesso tempo.
Va bene. Tocca, passo a te. Tu di obiettivi comuni non ne hai, io nemmeno. Ok, passiamo al prossimo ticket, che è un numero 8. Me ne manca solo uno di questi. Io tre dritti. Io uno dritto. Farò questa cosa. Uno, due, e prenderò un malus per andare giù in basso. Io farò questa cosa. Aspetta, aspetta, prima fai segnare me, prima. Aspetta, allora, porto uno studente al cinema, poi segno una M e poi mi segno un turista. Poi questo è un percorso Bordeaux e lo segno qua in basso. Ok, tocca a te. Tocca a me. Ho fatto così, è l'unica cosa che potevo fare. Ok, va bene, va benissimo, e quindi ti segni un turista. Ok, perfetto, va bene. Dimmi, cara, quello è un palazzo, sì. Ci vuoi arrivare? Ah, vuoi portarli a palazzo? Sì, palazzo. Sì, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Sì. Va bene. Allora, adesso passa... Anzi, in realtà mi sa che sta a te, perché prima non abbiamo cambiato. 5. Allora, percorso numero 5. Io ho due tragitti e una curva. Io ho due tragitti. Ok, perfetto. Va bene, due tragitti. Dritti. Vai dritta? Uno e due. Vai alla M, va bene. Alla N, scusami. Segna una nonnina e una metro. Tocca a te. Tocca a me ed è... io devo mettere una curva. Posso fare così e così, raggiungendo la M, che è una mia stazione preferita. Ok, completo la carta. Perfetto. Questa... Tutti e due abbiamo preso questo. Segno una metro, sì, è vero. Però io sono andato di là e tu di giù, in basso. E poi una studentessa, che non fa mai male, direi. No. Bene, una studentessa. Quanti amanti hai tu? 1, 2, 3, 4, te ne manca uno, sì. L'obiettivo comune, mentre a me no, ne mancano però tanti. Se vado di qua ho questo, se vado di qua ho questo. È vero, però 10 punti sono molti di più di questo. Hai ragione, secondo me devo andare di qua, poi è più facile. Beh, sì. Perfetto, 12. 12. 12. Una curva. Ok, io ho due percorsi e posso scegliere se fare una curva o meno. Farò così. No, aspetta, Anzi, facciamo così. Guarda. Stai andando da me? Io sì, vengo da te. Segno. Allora, un palazzo. E porto due turisti a palazzo e sono 5 punti. Cancello questi. Ma sai cosa posso fare? Anche se passo... E poi un amante su sfondo scuro. Dimmi. Passo così, poi ne prendo anche un altro. No, perché se tu vai qua, dopo hai perso la partita. Come dicevamo prima, non puoi passare da un tuo percorso già visitato, altrimenti sei squalificato e perdi la partita. Ma allora come faccio a fare? Sono... Giri di qua. Giro di qua, poi devo andare qui. No, amore, qui. Qua. Vai dritta. Ma devo fare... Cosa? Prendi un malus. No, guarda, fai così. Vai giù e vai di qua. Vai al cinema. Vai giù. E poi vai verso la nonnina, ok? Ho fatto una studentessa al cinema. Sì. E l'altro dov'è? È quasi caduto, però l'ho preso. Grande, che numero! Vai, mettilo. Senza accorgermene ho fatto così, hai fatto con un i piedi. Hai fatto un gran numero, sì. Fantastico. Allora, segnati. Cinema? Cinema? E la nonnina? La nonnina. Wow! Quante nonnine! Guarda, sei già arrivata sul 2, perfetto. Va bene. Vediamo tu. 1, 2, 3, 4.
No, io ho due palazzi, me ne manca uno. E te? Io no. Neanche uno. Vabbè, fa niente, dai. Ok, giriamo gli ultimi tre round, eh? Qui abbiamo 7. Ti sconfiggerò. Probabile. Una va. Curva, sai. Devi fare una curva? Vai, ottimo. Tac. E tac. Fantastico. Io vado qui solo che se lui ci vada solo. No, hai trovato un amante adesso. Hai ragione. Allora, aspetta. Eri al cinema? Sì. Allora, nonnina, segna la nonnina. No, l'ho già segnata. Scusami, stai segnando il 7. Questo devo segnare prima. Ah, ok, 2, perfetto. Devi segnare un amante su sfondo chiaro e poi questo. Un turista. Se arrivi fin qua, fai faville. Allora, io ho un percorso solo e farò così per forza. Così va bene, e segno una studentessa. Ci baceremo. Facile. Allora, ticket numero 9. 9. 9, 9, 9. Wow. 3 dritti, mamma finalmente. Mia, che disastro. Tocca prima a me però. Allora faccio 1. Oh no, mi arriverei addosso. 2. Ah no, più. E 3. Allora facciamo un percorso in Bordeaux. Ci siamo abbracciati. Poi al cinema, no, scusami, al ristorante, porto un amante al ristorante, faccio 2 punti, cancello gli altri. Poi incontro una nonnina. Giusto? Sì. Beh, almeno se vado qui ne prendo uno. E poi incontro una M, ma passo anche su un percorso che tu avevi già fatto e aggiungo un altro percorso. Vai. Tocca a te e fai 1. Chissà quanti punti. 2. Ok. Avevi 3 dritti? Sì. Mamma mia, fantastico. Fortunella. Allora, facciamo le cose per bene. Quindi, ristorante, giusto? Sì. Oh, fa 6. 6 punti, perché hai portato 2 amanti. Perfetto. Poi fai... sì. Una studentessa. Student. Hai segnato l'amante, vai. Ok, hai segnato l'amante, quindi 6 punti, perfetto. E... questa l'hai segnata. Ok, allora adesso dobbiamo segnare prima i 2 percorsi, anzi un percorso marrone, cioè Bordeaux. Il percorso Bordeaux lo segni qua. Perché me lo dimentico sempre? Ma no, te lo ricordi sempre. Poi ne segni altri 2 perché c'erano sei sui percorsi miei. Ok. Basta. Ok. A questo punto andiamo a vedere i percorsi, cioè gli obiettivi comuni, perché mi sa che tu ne hai raggiunto uno. 1, 2, 3, 4, 5. Hai raggiunto questo. Sono 10 punti qua da segnare. Ok. Perché sul secondo? È perché è sul numero 2, vedi? Oh, okay. Mentre questo qui è l'obiettivo 1 e si segnano qua. Ok. Il 3 è quando giochi da solo. Questo è solo se giochi da solo. Se no non c'è. Va bene, ultimo turno. Giriamo numero 4. Il 4, ultimo turno. Allora io ho 2 curve. Tu hai 3 e 2 curve, wow. guarda, raggiungi anche questo e porti... Boh, quanti punti che hai fatto. Va bene, io invece col 4 devo... Incominci prima te. No, incominci prima te, hai ragione. Allora, 3 curve. Così. Perfetto. Mi sa che anche stavolta mi hai battuto. Non lo so. Dai, vediamo. Non si sa. Ok, allora, se inizia a segnare. Prima di tutto porti 3... turisti al museo, chiamiamo museo, quanti sono? 9 punti. Cancella l'ultimo, tanto vabbè che non serve, però, e segnati anche un museo che hai raggiunto. Ne sono uno. Fa niente, dai. Vabbè, almeno 3. Giusto. Poi
Guarda, già, fallo già perché poi ci dimentichiamo. Devi segnare 1, 2, 3 pallini qua perché sono tre percorsi che io ho già fatto. 1, 2 e 3. Poi segni una studentessa e una metro. Quante cose l'ultima? Un sacco. Allora, io invece ho due dritti, sono qua. Posso fare... Posso fare... Turisti non ne ho. Potrei prendere un malus. No, cosa, non mi serve. Niente. No, sì, potrei prendermi un malus e andare a prendermi una M. Allora, guarda, facciamo così. Io faccio questa cosa. Mi prendo un malus aggiungendo una curva al mio percorso. Poi faccio un amante su sfondo scuro e una M, che sono due punti, ma 1 e 2 li segno qua e poi un percorso marron, bordeaux. Ehi, anche io. Stop. Basta, finito? Sì. Ok, va bene. Allora facciamo, andiamo a calcolare il punteggio finale. Allora partiamo da qua in alto: 1, 2, 3, 4, 5, 6 metropolitane non utilizzate, per 2 fa 12. Tu invece quanto hai? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Scrivi 10. Allora andiamo avanti. Dicevamo, quindi tu hai 2, 4, 6, 8, 10. Le segnati? Perfetto, 10. Poi andiamo ai malus, tu hai meno 1 e io meno 1, ok? Qua segna 1. C'è 2. Sì, uguale. Poi le nonnine io ho 1, 2, 3, 4 e 5. E tu hai? Anche tu hai 5. No, 4. No, 1, 2, 3, 4 e 5. No. Quella vale 2. È vero, hai ragione. Adesso, per le studentesse, io ne ho portate 3 al cinema, 3 per 1 fa 3. Mentre tu, anche tu, 3 per 1, 3. Qua segni 3. Tante cose uguali. È vero. Allora, io per gli amanti ne ho portati pochissimi a mangiare e ho 4 punti. Mentre tu quanti ne hai? 6, 12, 6, 12, no, 6, 12 e 2, 14. Non ne ho avuti 5. No, quello l'abbiamo segnato qua, guarda. Questo adesso stiamo calcolando solo i punti qua. 6, 6. Più 2, 8, 6, 12, 14 nei fatti. Tantissimi punti. Poi per i turisti 9 punti tu e 5 io, la disfatta proprio. Poi tu qua hai 10 punti per gli obiettivi comuni, 0. 5 punti per gli obiettivi personali, io 0 e 10. E poi in basso qua hai 4 punti, hai raggiunto 4 punti e anch'io. Certo, adesso li conto. Allora, io ho fatto 12, meno 1, 11, più 5, aspetta, 11, più 5, 16, più 3, 19, 24, mamma che disastro, 28, 38 e 4, 42. Amarezza, tu hai fatto 10, meno 1, 9, 14, 17, 26, 30, 35, 45 e 14, 59. Più alto di te. Mamma mia, più alto di 9, più alto di me un sacco. Già. Scrivi già e io fra. Mamma mia, e anche oggi mi hai battuto, mi hai stracciato, va bene. Allora Giorgia, come hai trovato questo gioco? Ti è piaciuto? Sì. Ti piace? Sì. E in che cosa hai trovato delle difficoltà? A fare i calcoli su tutti i numeri che abbiamo avuto. Ok, quindi la difficoltà che trovi tu è nel fare i calcoli e scegliere i percorsi più corretti, sì, giusto? Sì. Ok, effettivamente ci sono, come dicevamo prima, delle zone in cui bisogna fare delle moltiplicazioni e delle addizioni e farle velocemente, magari ancora non ti viene automatico, no, giusto? No. Va bene, sei in prima, quindi
effettivamente capiamo che la cosa non è, il gioco insomma è un po' sopra alla tua attuale alla mia età, alla tua età, hai ragione, hai perfettamente ragione, però del resto ci siamo divertiti, giusto? Sì. Quanto abbiamo fatto un po' di partite, è stato divertente, mi hai battuto un sacco di volte. Sì. Va bene, va bene. Con questo vi ringraziamo, vi diamo appuntamento ai prossimi video e che dirvi? Grazie di averci seguito, like, campanellina e follow sul canale e a noi adesso non rimane che mettere a posto. Giorgia, vieni che devo andare a letto. Devo andare. Sempre così, eh? E alla fine metto a posto io. Va bene, dai, grazie. Alla prossima, ciao a tutti. Ah, rifacciamo. Bentornati e benvenuto. Bentornati e bentornati. Non mi devi guardare da sopra lì. Andiamo?